Non lo volete fare perché avete paura che probabilmente qualcosa possa andare storto perché siete già rimasti feriti in passato e quindi non volete chiaramente essere scottati ancora. Potreste avere delle problematiche eh, magari con, non so, qualche lettera di qualche avvocato oppure qualche per questioni lavorative, come vi avevo detto nell'energia, oppure anche nell'ambito proprio delle, delle relazioni. Le carte più che altro mi parlano in specifica, eh, mi parlano di novità in tutti i settori, che possono essere positive e negative. Non tutto però per voi sembra essere negativo, perché comunque sia potete ritrovare anche la vostra stabilità e la vostra possibilità eh, di potervi rifare una vita, e questa, questa stabilità e questa possibilità eh, vi può essere eh, donata dalla vita stessa, attraverso magari degli incontri nuovi che andrete a fare, magari persone nuove che andrete a incontrare che vi danno ecco la possibilità di poter tornare a rinascere e magari eh, possono anche non so essere delle avventure passionali eh, delle avventure sotto qualsiasi ambito insomma diciamo che questa stesa è proiettata più nell'ambito del del cuore dell'amore o okay? più che più che amore del cuore e tranne quelle piccole problematiche di lavoro che vi ho anticipato, il consiglio dei nostri angeli, precisamente il consiglio ci viene dato dal nostro arcangelo Gabriele, dove eh, vi chiede di portare pazienza ancora, perché comunque avrai le tue ricompense: le tue ricompense di ciò che desideri proprio nella sfera sentimentale e familiare. Ok, quindi. Loro, loro in generale gli angeli ma l'arcangelo gabriele ti sta dando proprio un aiuto e influenzerà la situazione positivamente quindi avrai anche tu il tuo momento tu voi amici dello scorpione il vostro momento di abbondanza dovete soltanto amarvi e curare voi stessi invocatelo proprio per trovare coraggio e poi e poi e poi e poi uh, ci possono essere anche dei messaggi positivi, ok, su proprio su quello che tu vuoi. Invocate comunque l'Arcangelo Gabriele proprio per farvi uh, indirizzare la strada in quello che volete nel migliore dei modi. Ok? Io vi auguro una buona serata e ci sentiamo presto è stato molto sintetico, ma anche molto chiaro questo, eh. Questo, diciamo, per chi so che è dello scorpione sta attendendo. Quindi cercate di portare eh, pazienza e ripeto, invocate l'arcangelo Gabriele perché veramente vi indirizzi la strada giusta. Perché si vede che quello che state facendo, lo state facendo anche bene. C'è un po' di lentezza, ma lo state facendo bene. Vi ringrazio, a presto e ci sentiamo alla prossima, grazie.